Lavoro, la crisi non allenta la sua morsa. Nel secondo trimestre del 2012 la Toscana ha registrato un lieve incremento dell'occupazione pari allo 0,2%, che non si è verificato nelle altre regioni del centro-nord. Ma le persone in cerca di un impiego sono 30.000 in più rispetto all'anno precedente. Il tasso di disoccupazione è salito dal 6 al 7,7% e soprattutto le ore di cassa integrazione a luglio sono aumentate del 53%. Insomma, la situazione è grave, ma la regione toscana, secondo l'assessore Gianfranco Simoncini, sta mettendo in atto molti strumenti a sostegno del lavoro, nonostante i tagli imposti dalla spending review del governo Monti. Una cosa è chiara, noi abbiamo deciso che questi tagli non interesseranno le politiche per il lavoro e quindi sostegno all'occupazione e le politiche per lo sviluppo, quindi sostegno all'impresa. Le strategie portate avanti dalla Regione hanno garantito fino ad oggi il contratto di solidarietà per 6.800 lavoratori, l'assunzione di 4.700 fra donne, giovani svantaggiati e ultra cinquantenni, 3.000 tirocini più l'avvio di 600 nuove imprese. Ovviamente si tratta di misure che non invertono la tendenza, ma che danno un contributo e che poi accompagnano alle iniziative più in generale che la Regione porta avanti per il sostegno al sistema di imprese. E riprendono nei prossimi giorni le trattative per le grandi vertenze. Tra il 7 e il 16 settembre la Regione ha in programma incontri in sede regionale e nazionale per ex Eaton, nuovi cantieri a Puagna, De Tommaso, ex Easy, Richard Ginori e Floria Miata.